sarà più bello forse avvicinarci a, a questa bella opera di ripristino che è stata portata avanti dalla Odoardo Zecca e che noi cittadini radinesi abbiamo apprezzato da subito e abbiamo anche ringraziato tra l'altro l'azienda per aver riportato, rimesso in moto questo che è qualcosa che appartiene appunto alla città di, al paese di Oratino, alla cittadinanza di Oratino. Io quindi vi porto il saluto della cittadinanza, dell'amministrazione comunale e il saluto anche della, della parrocchia e quindi del parroco di Oratino per, a questa serata. Tra l'altro vi riallaccio anche a, a un breve scambio di battute avute con l'ingegner Zecca, perché prima ricordava appunto che quando lui venne qui a fine anni 80 trovò dei manifesti dove dicevano fuori lo straniero da Oratino, e in effetti io invece oggi dico grazie allo straniero, sempre tra virgolette, che è venuto ad Oratino, è venuto e ha rimesso su questa bella centrale, quindi dando di nuovo lustro a quest'area, che diciamo un po' è stata per noi oltraggiata da un'altra azione di ripristino non andata tanto a buon fine. Quindi io ringrazio l'Odoardo Zecca, ringrazio l'ingegner Zecca per le belle parole avute anche nei confronti del nostro paese e vi auguro una buona serata, sperando appunto che questa centrale possa funzionare e tornare ad essere quella che è stata in passato. Grazie.